Io ho frequentato il liceo Orazio Flacco a Bari, quindi dalla stazione in Piazza Moro tutte le mattine passavo per via Sparano, arrivavo in Vittorio Emanuele e poi da lì andavo verso Lungomare, dove c'è ancora oggi il Flacco. Ogni mattina mi capitava spesso di guardare sulla mia destra questo palazzo. E finché un giorno, durante una lezione di storia dell'arte, non ho chiesto alla mia docente Angela Palmieri, a cui sono particolarmente legata, non ho chiesto informazioni su questo palazzo, perché era questo palazzo un po' cupo, mi ha sempre trasmesso delle sensazioni interessanti, diciamo così, mi ha sempre incuriosita. E finché poi da sola non ho partecipato a una delle visite. Quindi ci tengo a dire che per me, quando è arrivata la notizia, a distanza ovviamente poi di quasi 10 anni, quando è arrivata la notizia che avremmo lavorato in Palazzo Pizzarotti, devo dire che il friccico l'ho sentito. E stare qui non solo un anno, ma 2 anni, per me ha avuto un valore proprio quasi sentimentale. Si è creata una relazione che mi ha accompagnata, ripeto, dai primissimi anni della mia formazione, dove mi sono avvicinata al Museo dell'Arte di Restauro, e mi ha accompagnata tramite le visite che ho fatto del palazzo in maniera autonoma, fino alla conclusione di questo percorso bellissimo universitario, di lavoro, alla fine, che abbiamo lavorato. Quindi sì, mi ha lasciato tanto ed è stato un collante di questi 10 anni della mia vita.